Si utilizzeranno 4 aule della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Bastiano Genovese e 2 dell'ex Casa del Fanciullo per ospitare i 100 alunni che frequentano il plesso di Destralongano. Dopo che 2 giorni fa il dirigente scolastico e l'onora Corrado ha disposto la chiusura per la criticità di svariati ambienti del plesso, era attesa la decisione del Consiglio di Istituto. A ranghi completi, pur se la convocazione è stata prospettata al momento, il Consiglio ha discusso sulla soluzione che potesse determinare meno problemi possibili per le famiglie e gli alunni. Prima è stato affrontato l'argomento dei doppi turni, ma poi si è deciso di realizzare 4 aule alla sede centrale dell'Istituto Comprensivo, svuotando i laboratori di informatica e di lingue, la sala docenti e l'auditorium. Di seguito 2 aule saranno recuperate presso la sede dell'ex Casa del Fanciullo. Questa è la soluzione provvisoria, in attesa che il Comune faccia i lavori di messa in sicurezza del plesso di Destralongano, dando tranquillità al dirigente scolastico, ai docenti, al personale della scuola, agli alunni e alle loro famiglie. Come è noto, mentre si svolgeva il Consiglio d'Istituto si erano presentati per chiedere chiarimenti gli assessori ai lavori pubblici e alla pubblica istruzione Tommaso Pino e Elenia Torre con i tecnici comunali. Non sono stati ammessi in quanto la seduta era di ordine tecnico e non si sarebbe potuto accedere se non invitati. Io spero che a seguito di questa vicenda il Comune di Barcellona faccia una disamina della situazione in tutti i plessi in modo che il tema della messa in sicurezza diventi prioritario, ha dichiarato il dirigente scolastico Eleonora Corrado, che ha invitato tutti i dirigenti scolastici e rappresentanti sindacali a fare una riflessione seria sulla sicurezza di tutti i plessi. Adesso la palla passa al Comune.